Salve ragazzi e bentornati sul canale. Se sei nuovo ti ricordo di iscriverti e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Inoltre, se hai dei dubbi o delle perplessità, perché no, scrivi un commento. Fatti sentire. Testa che non parla, si chiama Cucuzzo. Per prima cosa andremo a serrare il tampone sul mandrino del nostro cornio. Ci spostiamo sulla tavola a croce e andiamo a inserire il perno che terrà fermo in posizione il nostro carter motore. Lo spessore. E ora andremo a inserire il carter. Facendo attenzione di centrare fuori. Facciamo passare per il centro fino a toccare lo spessore. Inseriamo un po' di distanziali. Centrato per bene il carter con lo spessore e l'asse, andiamo a serrarlo solo un po' in modo da poterlo regolare quando ci avviciniamo al tampone e poterlo mettere perfettamente in squadro e centrare il foro del carter con il centro della macchina. In questo modo riusciremo a barenare. Avviciniamo il carter alla boccola che vi ricordo avere il diametro di 57 mm. Perfetto. Entra bene e arriva perfettamente imbattuta. Quindi possiamo procedere a serrare il carter in posizione. Da questo momento il carter è centrato con il tornio. Vi faccio vedere un po' il tornio e come ho staffato il carter sulla tavola a croce e lo spessore che ho realizzato nell'altezza giusta. E qua potete vedere il carter che va a contatto sia con il tampone che con le griffe del tornio e mi dà un bello squadro a 90 gradi. A questo punto allontaniamo per un attimo il carter . Allentiamo il mandrino, estraiamo la nostra boccola di centraggio e prendiamo il nostro bareno MT2 e lo andremo a posizionare nel nostro mandrino. Lo serriamo per bene
e siamo pronti per avvicinarci al pezzo e fare una passata leggera per vedere come siamo centrati. Avviciniamo il pezzo e proviamo. L'utensile sfiora la sede, ora prendo un po' di misure e ci prepariamo alle lavorazioni di barenatura. Ora andremo a allentare i grani che bloccano il portatensile e con una chiave esagonale andiamo ad agire sulla vite di regolazione aumentando di qualche decimo. 1, 2, 3 e serriamo. Facciamo una passata. Five minutes later. Ora ci proviamo il cilindro. Perfetto! Dai, torniamo sul banco. Tornati sul banco, diamo una bella pulita e valutiamo il lavoro che abbiamo fatto. Questa è la lavorazione che abbiamo eseguito con il nostro tornio da motomacchine Multitech 800 Plus. Come vedete, non sono arrivato fino in fondo alla battuta perché il cilindro misurava soltanto 17, ho fatto 18 e mezzo, non era necessario arrivare fino in fondo alla battuta. Ok, ora accoppiamo il cilindro al carter e vediamo un po' come sta. A posto, mettendo i prigionieri possiamo andare. E siamo giunti alla fine video. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi possa tornare utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Condividete questo video con gli amici. Ciao ragazzi e al prossimo video!